voglio filmare una cosa, voglio filmare. Melania, io ho detto guarda, domattina veniamo a fare colazione più tardi, così evitiamo che poi ci viene verso le 6, le 7 la fame. Melania ha detto no, stai tranquillo che non mi viene a... Spero che lo metterei subito questo filmino, perché è un messaggio per Paola. È la colazione più grande che abbia mai fatto in tutta la mia vita. Io sono preoccupato perché mi sono appena sposato e tra un po' mia moglie potrebbe rotolare, però... Anche tu potresti rotolare perché ti sei mangiato la santissima casa. Io... Ma sta bene squadra in questo acquario? Che mi sta bene? Non era di là. Comunque... Sì, la sconfinata, stai di qua. Comunque sì, io ho mangiato, io ho fatto la colazione più grande di tutta la mia vita. Avrò mangiato forse sulle 2400 calorie, cioè fa bisogno di una persona intero, cioè ho mangiato tutto. Io dico, allora, io ho mangiato, mi sono fatto fare un omelette col pomodoro, poi ho mangiato il bacon, ho mangiato dei panini con dentro la Philadelphia. Poi ho mangiato la frutta fresca, perché ci ho sciacquato un po' tra il dolce e il salato e il dolce cibo. E dopo attaccato col la frutta fresca, ovviamente esotica, quindi mango, melone, ananas, arance, buonissime. Poi ho attaccato con pancake, qua tre ne ho mangiati. Tre toast di burro. Col burro e la marmellata. Poi ho mangiato un muffin e ne ho scelti tra, forse c'erano 150.000 tipi. Cos'altro ho mangiato? Succhi, non ne parliamo, quanti ne vuoi, succhi di con frutta tropicale. E poi che ho mangiato? Non mi ricordo. Ma che sei matti, io mi sono mangiato, io mi sono mangiato i cereali, mi sono mangiato le uova sbattute. L'omelette ce l'hai messo, che ti sei mangiato l'omelette? Uova sbattute, una salsiccia di maiale, il bacon mio e il bacon di Melania che dopo non l'ha voluto più. Le patate al forno. Con il pane, la Philadelphia e il salmone. Toast con Philadelphia e salmone perché la fresca andava mangiata, 4 fette. E mo mi sono preso il mio caffè per... No, sei scordato. Il donuts gigante di Mitto. Mezzo muffin di Melania, perché il Danazzo è inzuppato in generale. Sto stendendo veramente male, cioè proprio una cosa vomita, questo vuol dire lo spreco, un po' mi dà fastidio.